l'unica buca che c'è. L'unica buca l'hai presa. Ciao gente. Ciao a tutti. Benvenuti in questo nuovo video. Sì. Sempre con Gabriele. Stesso giorno. Siamo già che siamo. Il ritorno questo è. Questo è il palazzone che abbiamo visto nel video precedente, in lontananza, sì, di Piazza Salvo d'Acquisto, che qui sotto c'è l'ufficio di collocamento, il centro per l'impiego, come si chiama adesso. Ah, beh, sì. E quella è Piazza Salvo d'Acquisto, là in mezzo si apre, che c'è una scuola, e siamo venuti giù, qui c'è i carabinieri, questa sede qua, e la sede anche ERAP, delle case buona, popolari. Buona, carabinieri. Chi è? Quel palazzo lì. Quello sì. Perché c'è scritto no, c'è davanti, solo che siamo passati sotto. E adesso dovremmo andare di qua, che c'è il parchetto. Adesso era solo per. Mi stavo ammazzando io lì per quella buca. Appena iniziato la registrazione, ma ce l'ho là, si sa. Comunque è qui che già lì si vede qualche scritta. Oggettivamente è vero, c'è un po' di inciviltà, non si può negare. Inciviltà. Ah, ok. Sì, sì, ho capito. Non si può, questo non si può negare. Toh, guarda qui, hanno rotto tutti i vetri, vedi, però anche purtroppo c'è, buccheranno a drogarsi. Purtroppo l'impegno per fare una roba carina, secondo me, c'è stata da parte del municipio, da parte delle case popolari, perché guarda che adesso qui c'è un cane, che bel parco, però se la gente è di un certo tipo, c'è uno. Vabbè, c'è un cane. E niente, siamo partiti da Lobi, quindi con un lungo giro. Praticamente adesso abbiamo fatto una quindicina di chilometri. Penso ecco proprio di sì. Il video è stato diviso in due. Poi uno, io sinceramente lo volevo fare singolo per quell'altro. Attenzione, non sostare. Perché chissà se lo sta. L'hanno portati da. Che dicevo, volevo fare il video delle brecce bianche, che quello lì sarà singolo. Sì. Le serte sataniche. Che poi in realtà, cioè, secondo me, non lo so, dopo, secondo me la confusione è che questa viene considerata le brecce bianche, sto palazzo qui. Invece le vere brecce bianche, quelle che abbiamo fatto da là. Certo. Ma in realtà questa è Piazza Salvo d'Acquisto e davanti c'è Via Flavia, che Via Flavia è la via dove abita quel ragazzo che dicevamo. Ah, sì, sì. Quindi se non l'avete visto andatela a vedere, che c'è da vedere anche il video precedente. Con le interviste. Vabbè, non ho ripreso la gente, però diciamo ho fatto parecchie domande a tutti. Comode. Quelli che ho incontrato. Sì. Vicolanti, benzinai. Tutti. Signore, signori, uno, cazzato nero, una faccia. Però non era un satanista, quello si vede che gli dai i coglioni e basta. Che cosa c'è? Un lago? Un lago. Io mi ricordo perché qua ci abitava. Ci abita tuttora un ragazzo che poi adesso si è sposato, prima abitava con i genitori, che abita proprio in questo palazzo qui, giallo. E andava a pesca qui, no? No, ma una volta qua era tutto, era un bosco. Era un bosco, questo probabilmente una volta si usava come bacino di riserva idrica, sì. Però era quando 20 anni fa che ci venivo io qui, anche 25 perché ci venivo col motorino addirittura, che c'era st'amico. Questo è basso, vedi l'acqua è bassissima. Sì, sì, è bassissima, ma già c'era questo qui, però intorno non era messo così bene, c'era tutta boscaglia. Perché muove? Sì, sì, c'è qualcosa, penso che ce l'abbiano introdotti. Ma sarà, non so, sarà mezzo metro l'acqua sul laghetto. Non c'ho idea. Però vedi come muove sopra? Mm. Lì qualche pesce che va magnando. E purtroppo non abbiamo potuto fare un paio di video che ci avevamo in mente perché devo andare via un po' di corsa, mi dispiace, sì. Perché però devo sentire una roba di lavoro e come dice giustamente Luca bisogna mettere se non in precedenza, insomma. Sempre la precedenza al lavoro. Poi YouTube e tutto quello che ne consegue. Come la vedo io. Sì, sì, no, ma c'hai ragione, te lo confermo. Poi siccome è un po' adesso io voglio mettere le mani avanti perché non si sa, fino a se non ho le certezze non dico niente. Vabbè, però comunque se uno si dice cazzo mi è arrivata una chiamata per un colloquio, vai subito, cioè non ci ho pensato volte. E comunque
15 chilometri ce li abbiamo fatti. Ah sì, sì, la strada, la camminata per oggi. Però vedi, il parco è carino, è bello. Ma di sicuro non c'è se può pesca. Solo che adesso d'inverno non c'è nessuno. Chi è stato a mettere il piano di figa? C'è le scuole in queste parti. Lassù. Poi lì c'è una palestra, lì non so, credo che siano delle case, quelle lì. Tanto c'è un porti tu. Qui è molto residenziale. Sì? Sì, sì, sì. Ma... però è tenuto un po' così, eh? Ma guarda, te torno a ripetere, era una boscaglia, questa è stata rifatta non so quanti... Io l'ho scoperto solo pochi anni fa, devo essere sincero, perché dopo non ci sono venuto più... Per il lago? Il parco, tutto il lago c'è sempre stato, da che mi ricordo io. C'è sempre stato. Io ci venivo che c'avevo 14-15 anni, che l'amico mio abitava là, e venivo lì, giocavamo a ping pong, c'era, mi ricordo, la vecchia PlayStation 1. Ma qui era una boscaglia, non te ci potevi addentrare tanto. Certo. Adesso invece è un confronto, è bello, bello. Prendi Dio. Però credo che non te ci puoi manco pescare, perché se è comunale... No, non credo, non lo so. Tanto sarà... Poi non c'è neanche accessi, niente, vedi, è tutto staccionato. Ma alla fine... Certo, sì. Se vuoi buttare la canna non è che ci vuole. No, poi vedi qua com'è fatto il terreno, nel senso che... Sì, sì, si vede che proprio la struttura è quella che si decampagna da una volta, che se viene per irrigazione. È stato riadattato per il parco. Tanto qui prima era tutta campagna. Eh sì. Dopo ci hanno costruito le case, le brecce bianche, che doveva essere le brecce bianche perché? Perché quella era tutta una salita in breccia bianca, esatto. Che adesso hanno asfaltato. Adesso, ormai sarà... 30 anni fa. Vabbè, 30 anni fa. Ma quella era le brecce bianche che ti portava su al centro d'Ancona. Anche volta. Perché una volta non c'era questo qua suo che adesso non si vede, c'è l'asse attrezzato che ti fa... praticamente passare, ti attraversa tutta la città, questa è Ancona Sud, da sta parte qua, vai su, vai Ancona Nord che c'è il centro, è così che si struttura la città, è un asse nord-sud, non esisteva questa strada qui, questa era quella che una volta noi chiamavamo le incompiute di Longarini, che Longarini ma è stato... Ma questa qui non è quella lì che passa sopra col ponte allagato, che c'era con la macchina sotto al ponte? Il ponte allagato... Queste pochi mesi fa... Una signora col marito si è rimasti impugnati lì. Non lo so, adesso questo forse io so che parecchia gente da tutt'altra parte a Vallemiano, che c'è un altro sottopassaggio, ogni tanto che c'è qualche scroscio d'acqua grosso ci rimane incastrata no, la gente. Qui è la strada che praticamente poi si gira a sinistra per andare al lobby. Allora è qua, se mi allora dici questo, questo. Adesso ci andiamo. Allora è c'è un punto questo. Che... C'era pure? Per chi volesse, su Facebook, De Pasquale e Federico, The Storm Chaser, avevano messo il video, praticamente, di quello che gli stava di dietro a sta macchina, che si è affossata sotto a sto ponte, e non so se è morto in paro o fugati, non mi ricordo, c'era comunque sul giornale qualcosa. Non lo so, comunque il sottopassaggio che dici è questo, è subito qua sulla destra, cioè dobbiamo passare pure noi. A questo, infatti mi pareva, me avevo riconosciuto un po' la zona, perché comunque il giro è stato abbastanza lungo. E dopo la testa del drago, a me la testa mi è andata un po' in palle, in palla. Eccolo qua. No. Questo è quello che giri, vai subito a lobby. Sì? Sì. C'è la salita da tutte e due le parti? Qua girando a sinistra vai verso lobby, infatti noi dobbiamo girare a sinistra, non so però quello che dici. Questa è via Caduti del Lavoro. Mi sa che era questo. Qui sopra ci passa l'asse attrezzato. Cioè, dall'acqua praticamente fino a quel palo lì. Infatti vedi che è nuovo? Fino a quel palo lì era tutto allagato. C'era i vigili e pompieri, l'ambulanza che tiravano fuori queste due persone che erano rimaste qui sotto, che con la bomba d'acqua praticamente l'hanno fussati, gli è venuta giù l'acqua da tutte le parti, no? Da tutte le discese, tutti i posti, qui ha fatto tipo una specie di lago e loro è rimasti sotto,
tanto solo qui può essere. E allora qui si vedeva soltanto il tempo, ma anche un pochino di quella che era sotto sopra, non ce n'era più di uno. Quello è messo molto peggio di questo qui, perché va molto più in giù. Ma lì ogni tanto, adesso che c'è i morti, no, però ogni tanto capita spesso che la gente rimanga bloccata, perché lì c'è la Via delle Grazie, che è un discesone, infatti va verso il pianto, dobbiamo girare qua. Che è un discesone. E allora si chiama non a caso il piano, perché quella è la zona del piano di Ancona, che quindi scende tutta lì là, come in una specie di fossa. E quello si infossa ancora di più perché è scavato sotto, e non è come quello lì, ma è proprio... Dico, lì io credo che sia stato un problema di scolo di fogne, non recuperava più. E poi è stato quel giorno che io sono andato a Fano con la moto, che ho chiappato l'acqua. Ah. C'è un video che sto in moto, penso un altro ammazzo di Fano con la moto, e ho preso l'acqua. Quel giorno lì era, che si è impugnato di sotto. Ah, bello quel video adesso che hai fatto, mi ha fatto pensare, che con la moto, non so se avevi attaccato la GoPro sul casco o dov'era. Ne ho fatti due, tre. Ne ho visto uno che... A casa del Belletto? Non lo so. È andato a casa del Belletto. Può essere. Boh. Hai preso la strada del Tolentino, mi pare. Sì, sì. Sì, ma l'ho fatta lunga. Vabbè, te ci sei divertito. Sì, sono andato con la moto, capito? Mi sono fatto un po' di chilometri. Ah, lì poi in quella zona lì c'è un monastero abbandonato, diciamo, sì, che è molto bello, si chiama, anzi l'abbazia, forse abbazia più che monastero, si chiama Abbazia di Rambona. Ci sono andato e fuori, diciamo, la porta non è chiusa. L'ho sentita? L'avrai sentita di sicuro. Sì, l'ho sentita. La Pollenza, per l'esattezza. L'ho sentita sta bazzonome. Perché la parte fuori, diciamo, principale è chiusa, però l'accesso comunque è libero, perché dietro c'è una specie di parco che è tutto aperto. Mm. Quindi te entri al parco, vai su per lo stradino, se vuoi, e poi entrare. C'è sarà un custode, qualcuno da poter chiedere? Sì, potrai chiedere alla diocesi, quello che... per entrare dentro, ma non credo, perché comunque è disastrato dal terremoto, quindi c'è i sostegni, ah, c'è le robe. Allora non ce l'ha dato il permesso. Se c'è i sostegni... Però nel parco ci puoi andare, nel senso, guardarlo dall'esterno, quello sì. Ah, sì, sì. Uno dice, vuoi fare una passeggiata? Sì, sì. Ah. Ci sarà la neve, forse, adesso. Abbiamo fatto tutto il giro della collina. Esatto. Porca abbiamo, siamo saliti, non so come, ci avrà un nome quella collina, ma non lo so, non lo conosco. Siamo salito la collina delle Breccie Bianche, siamo scesi giù e poi siamo passati per Passo Varano. Col cimitero. Cimitero. C'era il cimitero monumentale. Bello il cimitero, solo che purtroppo non c'è stato il tempo materiale per poter firmare il monumento del cimitero. Vedremo magari nelle prossime passeggiate o magari, non lo so, nei prossimi video. Poi adesso è venuto fuori il sole finalmente, prima lo so. È venuto fuori il sole, ancora è tenue, però si sta bene. Sì, ma dove mai? La miseria, ci sta affogata un po'. Ci sta affogata, porca puttana. Tra neve, ghiaccio, pioggia, non so. Cioè, ma poi si vede, no? Non è che parole inventate così tanto per il terra, sole è stato bagnato. Giù, là, non è che stanno su, che è un altro giorno, mi vede sempre lo stesso. Io sto fissato un par di volte manco, la scarpa. Manco mi sono accorto. del giro, ma... andando su il drago
Le brecce bianche. È toste le brecce toste, bianche. Toste. Però volevo solo molto più toste del drago del bocciolo. Volevo solo precisare quello, che le vere brecce bianche, che non c'è niente, è quelle. Non è lì laddove è piazza. Quella è piazza Salvo d'Acquisto, dove c'è il centro per l'impiego, con tutte le scritte, che sì, fa le schifo. C'è le scritte, praticamente dei fioli che hanno sbombolettato. Sì. Scritte con le cazzate. Pure qui il segnale stradale, cioè, hanno sbombolettato, però non è che... Qui pure. Voglio dire, sì, no. Dappertutto è sbombolettato. Andiamo a vedere. Tutto il mondo. Sai cos'è queste scritte? VASP, cosa? Quella lì dietro. Ce n'è. Ma sta richiamando, aspetta che devo staccare un attimo. C'ho il telefono. Ah, ah. Saluti. Ci diamo il saluto tutti quanti perché. Siamo arrivati, qui c'è l'hobby, eccolo qua, che è la stato macchina il punto, mia è lì, la tua è dentro. Un punto di passaggio. E niente, io adesso devo andare a fare devo parlare per questo colloquio, quindi devo correre entro. Certo. Sono stato pure richiamato un'altra volta. Boh. Comunque è stata una bella passeggiata, sì, dai. Ti ringrazio per diciamo, il giro. Per la salita mi ha ammazzato, però. dopo è stato tutto tranquillo. Vabbè. Gabriele, ci facciamo gli auguri. Un bacio. De buon Natale. Buon Natale, buon anno. Anche, buon anno, anche a voi. Alle persone che perché seguono. Perché tanto questo credo che sarà l'ultimo video dell'anno. Penso di sì. Poi io non so se lo pubblicherò perché io le faccio le cose molto a rilento, quindi. Vabbè. Però in caso anche a. Sono comunque validi auguri anche. Sì, certo. Posticipati. Quindi, gente, buon Natale, buon anno. E auguri a tutti. Auguri a tutti. E ci vedremo ai prossimi video, speriamo, con Gabriele. O comunque per Afterlife, quelli che farai. Per Afterlife, perché dopo le faremo sabato. Bon. Ciao a tutti, gente. Saluti. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Un bel like e iscrivetevi ai canali.